quanti culuri, mieru, 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 lalla. Quanti culuri, mamma, sto raffreddore oggi. Quanti culuri me face cancia. Mieru, 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 lalla. Quanti culuri, quanti culuri. Veneranno, hanno bussato, e io sarò l'ispettore, e come sto, come sto? Ma stai benissimo, vai ad aprire. Buonasera, signor ispettore, vi stavamo aspettando. Buonasera. Prego, accomodatevi, prego, prego. Permesso? Buonasera. Permesso? Ci sono delle novità? No, no, purtroppo nessuna novità, perché Lorenzo è stato appena operato e quindi c'è bisogno di un po' di tempo, prima che possa essere interrogato. La corrente, sappiata, no? No, 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 nessuna scossa, no. La corrente, no! No, no, scusatelo, ma l'apparecchio acustico che va un po' male. Alzati da lì e lascia lì per il posto per il nonno. Samantha Scodinzola! Cortesemente, chiedo... Chiedo un attimo bello, di attenzione, chiedo un attimo di attenzione. Sì. Affinché il mio sovrintendente, comodo, possa spiegare il motivo della nostra visita. Accomodatevi, prego. Non è stata una delirante iniziativa la nostra... Quella di preferire il privilegio di ascoltare le vostre coscienze nella vostra dimora, piuttosto che in caserma, evitando snervanti file che preludessero ad un pubblico sfoggio per la morbosità dei compaesani. Che belle parole, ma dobbiamo sfoggiare? Scusate, ma ci ho capito poco. Non è che non abbia studiato, anzi, ho frequentato con ottimo profitto. Venerando, solo tu non hai capito niente, io... Ho capito tutto, eh! Beh, volevo solo chiedere se i familiari di Lorenzo sono stati avvertiti. I familiari, raggiunti per via telefonica tramite un nostro esperto agente, erano accomunati dal terrore di pagare un tributo di sangue e cromosomi. Tuttavia, trattandosi di parenti apprensivi, il nostro agente ha saputo arginare il loro distruttivo pessimismo tranquillizzandoli, esaurendo il solerte adempimento con capacità. Il caro sovrintendente, comodo, intendeva dire che i familiari di Lorenzo erano alquanto preoccupati per la sua salute e sono corsi in ospedale, ma poi, vedendolo fuori pericolo, si sono tranquillizzati. Ma siamo sicuri che sia un sovrintendente dell'arma? E a volte me lo chiedo anch'io, sa. Che bel linguaggio! Anche a me piacerebbe parlare un linguaggio ricercato. Brava, brava, quando l'avrai trovato a vertice? Che ne dite, signori? Lo preparo un caffè? Per me no, grazie. La caffeina mi fa avvertire un disagio fisico vagamente raffrontabile a quel senso d'opprimente pesantezza che mi impedisce di abbracciare Morfeo. E Morfeo è vostra moglie? Ah, non ne può bere se no non dorme. Il sovrintendente si riferisce ad Ovidio, che nelle sue metamorfosi diede un nome ai tre figli. Uffa, ti un gomizio. Comunque, signora, no, non sono sposato. Anche se mi aveva sfiorato l'idea di convolare a nozze con la mia oramai ex, finché un increscioso incidente sbarrò la strada tra me e la mia amata Verginella, che simil ad una rosa, che in bel giardin sulla nativa spina, mentre sola e sicura si riposa. Ma vorrete scusarmi se ne parlo malvolentieri o per niente affatto? Per niente affatto, ma il caffè... Lo devo fare o no? Per me sì, grazie signora Nina, lo faccia pure, lo prendo volentieri, grazie. E lei, vada ad attendere il risveglio del malcapitato Lorenzo e mi raccomando mi faccia avere notizie al più presto. Mi appresto fulmineo a partire alla volta dell'ospedale e più precisamente nella camera di Lorenzo, che poverino non può far altro che affondare nel suo giaciglio. E spero per niente refrattario all'idea di doverci restare per moglie. Confido comunque poter raccogliere la sua deposizione nei tempi stabiliti. Buonasera a lor signori. Venga che l'accompagno. E buonasera a lor signore. Lei invece ispettore rimane, vero? Sì, sì, purtroppo devo rimanere perché il caso di Lorenzo mi impone di raccogliere il maggior numero di dati possibili. Ed io personalmente sono giunto ad una mia personalissima conclusione. Secondo me, l'aggressore
si nasconde qui dentro. No, stufessa! Dentro mi ha trovato via lo scaffato! Oh no! Se mi cancella le croci sul pane, mi rovina il crescitanto e non li evita! L'ispettore sta andando a Leuca. No, nessuna Leuca. Su, prendiamo il caffè e ne riparliamo con calma, eh? E come lo vuole il caffè? E vi basta un cucchiaino o lo prendi amaro? Ti stai superando. Sei passato da lei al tuo attraverso il voi in una sola frase. E beh, quando piano piano ci si conosce meglio, vero? Sì. Vabbè, signore, io intendevo dire, mi dia pure quello che vuoi, del lei, del voi, del caffè amaro, tutto quello che vuole. Io intendevo dire che chi ha credito Lorenzo deve essere ricercato qui all'interno della casa, e cioè potrebbe essere uno della famiglia. Ma no, ispettore, questa è una famiglia umile e rispettiva delle leggi. Ve lo possono garantire tutti quanti quelli che ci conoscono, parenti, vicini di casa. E anche la chiesa. Uff, mo scomoda anche il Padre Eterno. L'altro giorno, quando è venuto Don Luigi per la benedizione pasquale, ha voluto parlare con tutti noi per conoscerci meglio. Ed è rimasto entusiasta. Entusiasta. Certo, se maschio rimane entusiasta. Funziona. Mi dispiace per lei, ispettore, ma questa volta ti stai ingannando, perché questa è una famiglia tranquilla e normale. Ma dai, non lo ripetere tanto spesso che sia normale. Guardala là, con quelle cuffie per collare, gli manca solo la ciotola dei croccantini. Sì, ne vuoi tutti questi croccantini? Lì, croccantini. Io non li cazzo, eh? Mannaggia mia la dentiera. Che ne sai? E che dicevi della durezza dei croccantini quando li avresti assaggiati? Sta male, se è stato qua all'ufficio, innanzi in casa, e rifatto un giovane con una decina di sacchi. Mentre li scaricava, uno sane aperto, e allassata, una tracina fino a casa. Un tempo va via la valetta, me l'ha giubiata una mancata e me l'ha giurozzolata. Ma che schifo, Tata! Te ne sei ricotti di terra! Ah già, il problema è se erano sporchi, non se erano commestibili. Non hai sentito che non è riuscito a commestirli con quella dentiera? Te l'avevo detto io, e che bisogna aggiustargliela, ma tu prendi sempre tempo. Beh, questa è una novità. Ha 2 anni che ha quella dentiera. Il periodo di adattamento delle gengive è finito da un pezzo. Dovrebbe essersi abituato. E adesso devi fare il comizio sulle gengive? Dovresti farlo sulle dentiere, lì c'è il problema. Beh, se lo preferisci sulle dentiere, basta chiederlo, anche se non sono un tecnico. Ma state zitto, non ti preoccupare, papà. Ti porto io dal dentieratore la settimana prossima. Ma questo dei croccantini non è una bella cosa, eh? Perché li hai rubati! E adesso l'ha sentito pure il signor ispettore. E meno male che è un vero gentleman. Chiedi se può chiudere un occhio e ringrazialo che non ti denuncia. Ma mi bene tranquillo! Ora mi arrivi, tranquillo. Li chiudo volentieri, tutte e due. E poi questi croccantini sono un'inezia. Tata, ma sti croccantini di Nezia almeno erano al gusto di cereali, perché quelli di carne ti fanno venire gli agiti unici alle zampe. Eppure alla coda sembriamo la famiglia Braccobaldo. Per favore, basta, su. E queste sarebbero le vicende di una famiglia normale. E per l'amor del cielo, niente a che vedere con quegli impulsi violenti di cui è stato vittima il povero Lorenzo. Ma io sono qui per far saltare fuori il colpevole. E con queste chiacchiere non si va da nessuna parte. No, io non mi muovo di qua. Sto tanto bello lo cavolo. Ma no, no, lasci perdere, ispettore. La suocera spesso parla ad alta voce dicendo cose senza senso. E tu dici cose senza senso? La mamma sa quello che dice. Poche parole, ma
circoncise. Oh, 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 oh. Ma sai cosa significa in italiano? E perché dovrei saperlo in italiano? Ho parlato in salentino io. Ma in salentino non credo che esista. Oppure non ha nessun significato l'atto del parlare, l'esprimersi, il comunicare, utilizzando uno o più vocaboli che abbiano un significato. Formano il contenuto di un discorso, il modo in cui ci si esprime. Spicciola. Ogni parola salentina ha un suo significato e se non ce l'ha, glielo diamo ugualmente per come ci pare e piace. Non come voi del nord che aprite un dibattimento su ogni parola e sparlate anche quando non c'è niente da dire. Mannaggia a me, messi via come paesano, è vero che si dice fatelo con il meglio di te e fanne le spese. Stamane, Mariva ti ha fatto la spesa? Ci mangiamo stasera? Ecco per l'appunto. Ecco per l'appunto, la sintesi meridionale. Ah, lo sento qui. Ma da quanto tempo è che il signor Toto ha problemi di udito? Udito? No, nessun problema ai diti. Le mani le muove benissimo. Da quanto tempo è che non ci sente? Saranno su per giù 20 anni. Io e Venerando eravamo appena fidanzati. E poi che è successo? Un incidente sul lavoro e non gli danno nemmeno la pensione di accompagnamento. Ma quale incidente sul lavoro? Un incidente sul divertimento. Ah sì? E mo sentiamo l'ispettore se non tengo ragione. Vabbè, forza, su, mi racconti pure, dai. Allora. Negli anni passati chiamavano Tata e Meshumbrea per le feste del paese e per accendere i fuochi d'artificio. Ma si rende conto, signor ispettore, insieme al maestro Andrea, che incoscienti. Ma mi scusi, ma perché incoscienti? Ma questo perché? Maestro Andrea lei lo conosce? È quel vecchietto cieco che spesso si vede seduto sulla panchina davanti alla casa. E quindi era cieco anche allora? Beh, cieco dalla nascita. Erano gli unici che sapevano far funzionare i fuochi piroettici. Certo, così bene che il maestro Andrea ne accese uno che piroettò proprio vicino all'orecchio di tuo padre. Guardatelo come è ridotto sempre a maneggiare quell'aggeggio, da cui almeno un po' ogni tanto ci sente. E quindi ha terminato da tempo quella sua missione, se vogliamo proprio chiamarla così. No, hanno continuato a farlo fino a pochi anni fa. Caspita, uno sordo e l'altro cieco. E quindi si sono immolati per la comunità, senza poterne anche loro godere degli effetti pirotecnici. Ma lei lo sa, che tutto il paese accorreva sul posto al momento dei fuochi? Ah. Ma mica per guardare i fuochi. Ah no, è perché... No, per osservare loro due. Era un divertimento assicurato. Non capisco. Avevano trovato il modo per aggirare il loro handicap. Mio suocero gridava a squarciagola descrivendo le forme e i colori. Ruota rossa e stellette azzurre. E Meshundrea gridava nelle orecchie di Tata. Boom, boom. Stella verde, cerchio, viola! Boom, fiu, tada, boom! Fiu, tada, boom! Stella azzurra, rossa, turchese! Fiu, tada, boom! Fiu, tada, boom! Finale, fumo grigio! Boom! Con uno spettacolo così, lei che avrebbe guardato loro, poi fuochi! Eh sì, e poi facevano un battimano a Tata e Meshumbrea che durava anche 10 minuti. Ora, dico io, signor ispettore, queste cose al nord succedono? No, pare che siamo venuti a vivere qui perché ti mancavano i fuochi della festa. A me ma non mancavano soltanto i fuochi della festa, ma soprattutto la pupeta e i mustazzoni. Crai, cattiamo i mustazzoni. E Santo Nicola, crai. No, signora, San Nicola è già passato. E noi, per favore, torniamo al dunque. Su! Allora! L'ultima persona di voi che ha visto Lorenzo, mi pare, sia Samantha. Ma siccome sta lì per i fatti suoi, mi pare che non si sia accorta di nulla. Allora, io adesso la posso interrogare? O devo fare una domandina alla SIAE affinché smetta di sentire quella musica? Samantha?
Samantha? Samantha? Sì, ascolta, c'è l'ispettore che vuole chiederti delle cose. Vai, vai. E io, con permesso, vado a fare il caffè. Ma è urgente? Perché c'ho da fare? Sto scrivendo messaggi, ascolto musica. Ma certo che è urgente. Mica possiamo disturbarti per cose di poco conto. Sentiamo quello che ha da dirci il signor ispettore. E non ti preoccupare se non riuscirai a rispondere a tutte le domande. Te la firmo io la giustifica. E alzati da quel posto e lascialo libero per il nonno. Il posto è libero, puoi sederti. Ci tengo i cosi belli. No, ci chiedo. No. Accomodati. Ispettore, inizi pure le sue domande. Dunque, Samantha, è stata lei a contattare Lorenzo per far aggiustare quei fili fuori dalla presa? Veramente, l'avevo chiamato perché doveva venire ad aggiustare l'antivirus al mio computer. Sa com'è? L'avevo rovinato un po' installando alcuni programmi perché mi ero fatta consigliare dalle mie amiche. E siccome sapevo che lui aveva sistemato quello delle mie amiche, l'ho fatto venire qui. Appena arrivato, ha visto subito quei due fili che penzolavano dal muro e mi ha detto che in pochi minuti sarebbe riuscito ad aggiustarli. E così io sono andata a sedermi là, quella benedetta poltrona, nonno, e mi sono rimessa a fare quello che stavo facendo. Vabbè, quindi in casa c'era soltanto lei con Lorenzo? In questa stanza sì, però che ne so nelle altre? E come o quando si è accorta che Lorenzo era stato ferito? Me l'ha detto mio padre, qui. Stavo bella tranquilla seduta ed è arrivato di corsa a dirmi che Lorenzo era qua stramazzato al suolo. Ma io ero a fare la spesa e l'ha sentito anche la mia suocera. E ogni giorno su un foglietto segniamo quello che finisce e che sta per finire. E il sabato pomeriggio vado a fare la spesa per tutta la settimana. E legumi e verdure per il lunedì, ortaggi di stagione per il martedì. Mercoledì? Paul! La pancetta! Va bene. Hai la spesa? Perché vorrei verificarne anche l'ora. No, è in casa, ho buttato chissà dove. E allora, continui da quando è rientrato in casa. Poi, che cosa ha fatto? Aspetti un attimo. Quindi, sono entrato in casa, ho poggiato le buste e mi sono diretto verso la sala. E ho visto il corpo del povero Lorenzo a terra. Mi sono preoccupato per mia figlia, sono corso da lei, stava su quel divano con gli occhi chiusi, che spavento. Ma poi mi sono rincuorata e vedendo la sveglia chiusa nel suo mondo con quella musica nelle orecchie. Ti tranquillato. Nonno! Che cos'è? Cosa hai fatto? Vengo io, ti salvo io. Samantha, lascia perdere il nonno. E poi, cosa avete fatto? T'ho posto. Ok. Papà, se non c'è altro, diglielo tu, che io c'ho da fare, sai? Va bene, Samantha, lei torni pure alla sua musica, Forza, poi che avete fatto? Niente, sono tornato dal povero Lorenzo per vedere come stava e ho gridato aiuto. Dopo neanche 5 secondi sono arrivati tutti i vicini di casa. E mio suocero, che appoggiandosi al bastone gridava la corrente, staccate la corrente, probabilmente pensando avesse preso la corrente dei fili che penzolavano dal muro. Poi abbiamo deciso di portarlo in ospedale e mentre lo stavamo caricando in macchina è svenuto di nuovo. E ci credo, perché non bisogna mai, e poi dico mai, non bisogna mai spostarlo. Si chiamano i soccorsi, si danno le informazioni giuste, si sta vicino al malato per soccorrerlo e per stare di guardia. Ma ci vuole nelle guardie di noi? Ho sentito che abbiamo preso una contraffezione, ho sentito parlare di guardie. Ma quale contraffezione? Ma mi scusi, io che cosa potevo sapere, che cosa avesse Lorenzo? Ho cercato solo di aiutarlo. Ma era per terra con la clavicola rotta e lei tirando il braccio ha peggiorato la situazione. Sì, con la complicità dei vicini però io le giuro, con il ferimento di Lorenzo non c'entro nulla, ho cercato di aiutarlo. E che hanno detto in ospedale che la clavicola non si può aggiustare. Clavicola, clavicola!
Certo che si aggiusta, mica è un elettrodomestico che gli cambi i pezzirotti, ma è un osso lungo che collega l'arto superiore al resto del corpo. Un elettrodomestico? Oh. Comunque tra qualche ora, grazie, grazie. Quando sarà svanito l'effetto dell'anestesia, il mio collega lo interroga e allora si arriverà alla verità. La verità, anche se la verità, ecco, io preferirei che il colpevole facesse una dichiarazione spontanea prima di saperla direttamente dal diretto interessato. Se fosse scivolato da solo? Può essere, plausibile anche questo, certo. Tata? Lo vuoi il caffè? Tata, il caffè lo vuoi? Oh, sta dormendo, ma meglio così. Certe volte il caffè lo sta a fare in sogno tutta la notte. Tuo padre è capace di stare in sogno pure 12 ore al giorno su quel divano. Poi si sveglia di soprassalto e affetta qualche zanzara, come è successo poco fa. E che vuoi? Comincio ad avere una certa età. Bisogna però aggiustare l'auricolare. Lo porterò io dall'auricolatore la settimana prossima. La settimana prossima hai un sacco di giri da fare, poveri negozianti e commessi. Non vorrei essere nei loro panni. Ecco, bravo che mi hai ricordato. Devo comprare anche il sapone per i panni. E poi ho visto la reclame di una macchinetta per lavare i vetri. Quasi quasi. Lo sa, ispettore, che ogni volta che salgo lo scalandrino per lavare i vetri impanati, come mi fanno male le ascelle delle ginocchi a furia di salire e scendere i gradoni? Posso immaginare, signora Nina, ma posso chiederle dov'era quando è successo il fattaccio? Forse a massaggiarsi le ginocchia dei gomiti. Fai tanto lo spiritoso tu che poi piangi quando hai 37 pezzo di febbre, come tutti gli uomini, tra l'altro. Oh, mi scusi, signora ispettoria. Ogni ferimento è puramente casuale. Via, via, signora Nina, risponda alla mia domanda. Io vorrei interrogare anche lei. Oh, che bello! Allora, devo essere interrogata anch'io. Ah, che emozione! E se me lo aveva detto prima, sarei venuta volontaria anche in caserma, come in quei telefilm. Se me lo avesse detto, se me lo avesse... No, mi dispiace, non è questo il titolo. Lasciami adesso parlare con il signor ispettore, eh? Ai. Le dicevo, io, ogni pomeriggio, dopo aver visto quella trasmissione Cosa bolle in pentola, dove ci sono i migliori cuochi del mondo, e poi bisogna indovinare dal profumo quello che c'è in pentola. E lo vede anche lei, quella trasmissione? No, purtroppo no, perché mi sono messo a dieta. Ma signor ispettore, non ne avete bisogno? Lei è un bel uomo anche in carne. Vabbè, andiamo avanti. E in quella trasmissione, dopo che uno del pubblico indovina che poi si porta 10 kg di costatine a casa, spengo il televisore e vado a sommergermi nella vasca da bagno. Tutti i giorni? Sì, sì, anche per fare un favore a mio marito. È vero, ispettore, un giorno gli dissi cerca di fare il bagno tutti i giorni, ma intendevo lavalo. Ma purtroppo mia moglie è così, le cose le fa bene e alla lettera. E a proposito di lettere, sa fare benissimo il minestrone, ci mette del lei, del tu, del voi, a suo piacimento, roba da... leccarsi i baffi. Grai, cuciniamo lo minestrone. È mercoledì, Grai. No, signora, domani è domenica. E anche lei, venerando, su, non interrompa spesso e faccia parlare la signora Nina. Forza, signora Nina. Allora, dopo il bagno. Hai sentito? Non interrompere. Vattene in cucina, va? Signora Nina, risponda a me, su, dopo il bagno. Non dopo, ma durante. Durante il bagno? Ma, signor ispettore, ma è diventato cieco come maestro Andrea e sordo come mio suocero tutto ad un tratto? Io non me ne vado. Uffa, ora mi tocca a me, non mi fanno parlare. Dicevo, durante il bagno, dopo aver emerso la testa dall'acqua, ho sentito provenire da questa sala delle voci. Urlavano. Allora mi sono incappottata con l'accappatoio e sono corsa pensando... Vuoi vedere che mamma è scappata di nuovo di casa?
Invece ho visto Venerando e i vicini di casa che trasportavano Lorenzo per caricarlo in macchina. Ma Lorenzo allora lo conoscevate bene tutti? Beh, sì, sì, viene spesso qua, conosce mia figlia da tanto tempo, anzi le dirò, è uno con quelli che lei ci parla di persona, invece con quei messaggi telefonici. Rispondo io. Sì, sì, si conoscono a tu per tu e non soltanto con i VHS. E prima ancora con i Super 8. Vogliate essere più chiari, per favore? Sì, i vicini possono testimoniare di aver visto mia moglie in accappatoio e ciabatte e pure io che cercavo di aiutare Lorenzo. E vabbè, ma sai, questo non prova proprio niente, perché? Perché ipoteticamente potrebbe essere stata Samantha per un attacco di gelosia o per qualcosa che io ancora non conosco. Oppure potrebbe essere stato proprio lei, perché magari non vedeva di buon occhio un'eventuale relazione fra Samantha e Lorenzo. E allora prima lo ha aggredito e poi ha chiesto aiuto. Ma come si permette di dire queste cose? Io nemmeno ci metto becco nelle vicende di mia figlia. Signor Venerato, non si alteri su, io sto soltanto facendo delle osservazioni che potrebbero essere smentite o confermate a breve. Ma no, ispettore, nessuno ha mai voluto rompere la cavicola a Lorenzo, a qualcuno, figuriamoci a Lorenzo, no? E poi ci stava aiutando a mettere a posto le cose. Ma se l'aggressore fosse stato uno di noi, avrebbe aspettato che finisse il lavoro, no? E invece no, guardali là quei figli che ci guardano minacciosi. E appunto, posso sapere come mai quei figli sono fuori dalla scatoletta? Crai, facciamo la pasta con la scatoletta di tonno. E su via, Crai. No, signora, domani è domenica. È stata un'idea di Nina quella di farmi staccare la lampada. Una lampada che affistammo qualche anno fa alla fiera di San Nicola. E lei sembrava ipnotizzata. Non so se dai colori del vetro, dall'intarsio del legno o dal venditore. Era un bell'uomo. Dopo l'acquisto scoppiò un temporale e la utilizzammo a mo' di ombrello per arrivare alla macchina. Arrivati a casa l'ho montata, per un po' gli è andata bene alla signora, poi ha iniziato a non piacerle più. E quella mi faceva girare la testa, perché non faceva la luce fissa ma ad eminenza, mo sì, mo no, mo sì, mo no. Questa sala pareva una balena dove si balla. Quindi questa mattina abbiamo deciso di togliere la lampada, ho staccato la corrente generale, ho tagliato i fili che alimentavano la lampada, ho portato la lampada giù in garage, ho riattaccato la corrente, confidando nel fatto che prima o poi avrei chiamato un elettricista per mettere a posto quei fili. I fili? Uno ne degno, Nina mia. Lo sento, lo sento. Famosa ci fanno e le volte alla cucina e vado il tempo dei crai e l'ho comunicato. Nonno, aspetta che vengo con te se l'ispettore non ha altre domande da farmi, anche perché Maggio proprio scucciata, ma dico io, ma non potreste fare prima a parlarvi con i messaggi? Hanno inventato una cosa che si chiama tecnologia, risparmiereste fiato e tempo. E che te ne fai del tempo che risparmi? Scommetto che ora incontrerai i tuoi amici e continuerete di nuovo a mandarmi messaggi con il cellulare a un metro di distanza. Papà, con te è pure inutile che io ci parli, non te lo spiego nemmeno, guarda. Certo. Meglio che me ne vada. Certo, non consumare il tempo che hai risparmiato grazie ai messaggi. Va bene, vada pure, su. Però tenga il cellulare sempre acceso perché deve essere reperibile in ogni momento. E non fare tardi, che finché non torni tua madre rimane con la luce accesa e non fa dormire neanche me. Tranquilla mamma, tranquilla, non farò tardi. E buonasera a tutti, Ciao nonna. E mi raccomando, hai sentito l'ispettore? Devi non spegnere il cellulare, devi essere deperibile in ogni momento. Ma spegnere il cellulare, sembra che ci lavori con quello. Evitare l'incontro
la brumosa caserma al posto della bucolica tua casetta, per uscire dall'impasse e ammirarti che balugini come una fiammella che si vede e scompare. Ma, Ina, che ti succede? Mentre le congetture del mio superiore incalzano, di panerole attese, se ci sarà da far duello, scenderemo nella gola e poi vedremo tra me e lui chi è più bravo. Se dovessi capitolare, non mi resterà che il conforto della poesia e comporre un moderato sfogo elegiaco. Ma Nina, ma sei in trance? Ma che bravo! Oltre che a parlare bene, scrive anche delle parole. E io che mi ero preoccupato! Faccia vedere sua moglie, signora Nina, su. Prego. È una poesia intitolata Samantha. Evitare l'incontro in caserma. Questa la scordate il mio sovrintendente. Gliela conservi per restituirla appena sarà di ritorno, allora. Se ci sarà da far duello, scenderemo nel lagone e poi vedremo. Il mio sovrintendente dovrà darmi qualche spiegazione, eh? Ah, mi scusi, ispettore, se ho ben capito, scrive evitare l'incontro in caserma. Ma l'idea di interrogarci in casa piuttosto che in caserma è stata del signor sovrintendente? Ma che bravo! Ci ha fatto anche questo favore! E poi scrive anche mentre le congetture del mio superiore incalzano, vuol dire mentre lei ci sta interrogando? Sì, diciamo di sì, o potrebbe essere così. Scusi, rilegga anche dove parla del duello da fare. E mi faccia vedere quel foglio, intitola la poesia Samantha, sempre che si tratti di una poesia. Signor Fernando, non si alteri, su, appena possibile ci sarà una spiegazione anche a questa sua domanda. E quali sono queste domande? Io alle mie non ho già risposto? Ma non capisci chi ha scritto quei versi per nostra figlia? Beh, vuol dire che lo ringrazieremo appena ritorna. Anche, signor ispettore, e se il rivale da affrontare il duello dovesse chiamarsi Lorenzo? Lorenzo! E io ho mandato da lui proprio il suo colpevole, proprio il suo aggressore!